Salve a tutti e benvenuti alla nuova parte del mio Let's Play a Piante contro Zombie 2, It's About Time. In questa nuova parte cominceremo con il secondo mondo che dovrebbe essere... Vediamo subito come si chiama, me lo sono scordato. Mare dei Pirati, ok, perfetto. Per questa nuova parte ho una sorpresa, posso dire così. Sì, vabbè, faremo in caso il party della pignata più tardi perché voglio cominciare subito con i livelli. E partiamo e vi faccio vedere anche la sorpresa, tra virgolette. Dai, 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 dai. Va bene, prima vediamo il dialogo introduttivo. Credevo stessimo cercando di tornare a casa e di recuperare il tuo taco. Ma pirati, tenetevi stretti i vostri pappagalli e le vostre gambe di legno. Va bene, ok. Questo è il primo livello del mare dei pirati. La sorpresa è che ho comprato la ninfea guerriera. Sì, perché la ninfea guerriera va comprata. Nel senso che bisogna pagarla, ma è anche che va comprata perché serve per giocare una delle piante fondamentali di questo nuovo gioco. E quindi potrei fare che ogni volta che comincio un nuovo mondo, non so, come una nuova era, posso comprare una nuova pianta oppure con le gemme. Vedremo, vedremo. Intanto ho preso la ninfea guerriera che appunto è fondamentale. Comunque vi farò vedere come funziona con questo nuovo livello sulla nave pirata. Prendo le piante fondamentali, questo e poi tuber esplosivo e basta. Sì, beh, non è molto complicato come funziona la ninfa guerriera, ma vabbè, io sono curioso anche perché non l'ho usata molto spesso, perché non lo so, è una delle prime volte che lo uso anch'io, quindi che ben venga. Comunque il mare dei pirati è uno dei mondi più, per certi versi facile e per certi versi difficile. Perché ci sono dei punti che lo rendono più semplice rispetto all'antico Egitto e dei punti che lo rendono molto più complicato. Come per esempio dei nuovi tipi di zombie che incontreremo più... Non nuovi tipi, ma nuovi modi di approdo degli zombie che lo rendono abbastanza complicato. Comunque, beh, i primi livelli sono sempre semplici. Mettiamo i nostri girasoli gemelli che abbiamo ottenuto nella scorsa parte, in cui, se non l'avete visto la scorsa parte, sconfiggo il dottor Zombotron. Ok, un secondo, rallento questo qui. E abbiamo appunto ottenuto i girasoli gemelli. Sì, che bello. Posso cominciare a mettere... Ok, metto... Vabbè, non c'è bisogno, metto la super spara semi, ok. E la prossima pianta che metterò sarà la ninfea guerriera. Perfetto, perfetto, perfetto. Che nonostante si chiami... Le ninfe sono solo in acqua, mi sembra, ma vabbè. Vi faccio vedere. Ecco. Ci darà un fertilizzante e ricomincerà a caricarsi, quindi è... ottima come pianta, è una delle piante migliori di questo gioco. Perché il fertilizzante serve sempre. Ok, metto un tuber esplosivo qui. Come vedete gli zombie non arriveranno sempre via terra, perché ci sono anche degli spazi in cui il pavimento, diciamo così, non c'è. Quindi vedrete più avanti degli zombie non arrivare via terra, ovviamente. Ok, super sparasemi anche qui. Uffa, ma arrivano tutti dalle stesse file. Ma io posso fare così. Perché appunto ho la ninfa guerriera che mi può assicurare sempre dei fertilizzanti. E quindi non mi devo preoccupare. Cioè sì, bisogna sempre stare attenti a quanto fertilizzante si usa, ma un po' di meno. Il che è bello. Ok, ultima spara semi, perfetto. Come vedete questo zombie non è arrivato via terra, ma volando con... No, volando con la corda dei pirati, non so come dire, che sono appunto degli zombie pirata. Non so qual è il nome preciso, ma dovrebbe essere zombie pirata. Comunque metto una seconda fila di sparasemi per stare più tranquillo. Ok, piante per il nostro giardino zen, che dovrei anche cominciare a curare un po' di più. Qui. Perché gli zombie pirati sono più pericolosi. Arrivano già alla quarta fila. No, quinta fila. Cioè, quinta... colonna, non so come dire. Ok, posso mettere di nuovo la ninfea guerriera appena ho i soli.
Dai, 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 dai. Posso anche fare così. Sì, il potere dei girasoli è ottimo perché dà tantissimi soli. Dovrebbero essere tipo 400. Mi sembra, o 300, non ricordo. Comunque, un altro qui. Un'altra super spada semi. Scusate, forse se n'è andato l'audio per qualche secondo, ma mi succede almeno una volta per parte, mi deve succedere. Comunque dovremmo essere arrivati alla fine di questo mondo. Del primo livello del mare dei pirati. Vabbè, lo faccio tanto per. Distrutto questo zombie è finito il primo livello del mare dei pirati che ci permette di sbloccare la chiccopulta. Sì! Abbiamo con noi la seconda sorella Pulta. No, è maschio, quindi fratello Pulta. Dovrebbero essere tutti. Sì, fratello. Non so perché ho detto sorella. Comunque, vediamo se siamo saliti di grado, anche se non credo. 5 punti per aver sbloccato la chiccopulta. Yeah! Ok. Livello successivo. Come vedete, la ninfea guerriera è sempre una buona cosa. La città perduta, ok, ci andremo prima o poi, tranquillo, gioco. Sarà molto poi perché l'ultimo mondo ce ne sono altri 6 o 5 prima di quello. Ok, questo zombie con il gabbiano che viene trasportato dal gabbiano, lo odio. È uno degli zombie più antipatici. Comunque, ora vi faccio vedere il potere della chiccopulta, è veramente forte come pianta, comunque no, il tubero esplosivo, anzi sì, il tubero esplosivo mi serve per forza. Non so se lattuga iceberg o cavolbotto, io direi lattuga iceberg, posso stare anche senza cavolbotto per questa partita. Partenza, pianta, sì! Ok, subito velocizziamo. Ora vi faccio vedere perché sono così odiosi quegli zombie col gabbiano. Ma danno molti molti problemi. Però non sono gli zombie più forti di questo del mare dei pirati. Esclusivi del. Sì, perché sono esclusivi del mare dei pirati questi zombie col gabbiano e anche gli zombie pirata. Ok, tu stai fermo per un po'. Intanto, come potete vedere, la chiccopulta costa solo 100, il che è già un bene. Ok. Un altro girasole gemello. Uffa, arrivano sempre dalla stessa via, allora faccio così. La chiccopulta dovrebbe riuscire a gestire uno zombie semplice. Dico dovrebbe perché non spara sempre dei colpi forti e quindi può dare dei problemi. Ok, io congelo. Perché non lo sta. Ah, vero, quando sono colpiti dal burro non li congela, non so perché. Ok, ho congelato quello dietro, va bene comunque. E possono ancora. Sì, ora sì, posso mettere una ninfa guerriera. Sì, ninfea, non ninfa. Le ninfe sono altre cose. Non cose, esseri viventi nella mitologia, ma vabbè. Sto divagando comunque. Un'altra chiccopulta, che faccio la prima fila di chiccopulte. Mi conveniva metterla dall'altro punto perché questo zombie dà il fertilizzante, perché vi ricordo che gli zombie verdi scintillanti danno i fertilizzanti. Ho fatto la rima, sì. Comunque manca solo una chiccopulta. Una chiccopulta. Ecco, guardate. Sono velocissimi. Gli zombie col gabbiano e danno sempre un sacco di problemi. Forse non so neanche se si congelano, infatti no, neanche si congelano. Uffa. Devo fare così e così. Sono odiosissimi. Ho sprecato, tra virgolette, un fertilizzante, ma vabbè. Ora vi faccio vedere anche il potere col fertilizzante della chiccopulta, che è buonissimissimo. Così. Non so come dire, lancia un del burro su tutti gli zombie presenti sullo schermo.
Quindi avrete dei, mi sembra che siano all'incirca 5 secondi per fare quello che volete e non preoccuparvi degli zombie. Cioè, relativamente, vabbè, avete capito. Comunque, ninfea, così. E così. Sì, per forza. Ok, non è una cosa bella che ci sia un altro zombie gabbiano. Anzi, altri due. Ok, però se gli cade il burro addosso, lo sconfiggiamo. Solo che non gli cade addosso quasi mai. Ok, io farei così. Ok, no, ne arriva un altro. Altri due, uffa. Mi serve un altro fertilizzante, per cui spero che la ninfea si sbrighi a essere usabile. Utilizzabile. Ok. Come potete vedere però gli zombie gabbiano non arriveranno solo dove c'è il mare, ma anche nei punti dove c'è anche il pavimento. Ma sono forti, vi assicuro che quando ce ne sono 5-6 per fila sono odiosissimi. Comunque, dai, ninfea, mi servi a tutti i costi. E se la ninfea si sbriga, abbiamo finito senza perdere nessuna pianta. Immagino. Uffa. Vabbè. Non c'è nessun problema. Così. Ok. Congeliamo questo zombie. Vabbè. Dai, sbrigatevi. Ok, ce l'ho fatta. A fare questo livello senza finire questo livello senza perdere neanche un, non so cosa sia questo sinceramente, un lava qualcosa, dovrebbe essere tipo il coso per lavare. Riscaldo l'atmosfera con attacchi infuocati che colpiscono multiple file contemporaneamente. Non ho letto. Ah, sì, ho capito cosa intende. Borsa di monete, una borsa piena di monete è meglio di una borsa piena di guai, non riesco a leggere. Facciamo il prossimo livello in caso poi facciamo il party della pignata. Hai bisogno di sfogarti? Spacca tutto con lo spaccavasi. Lo faremo anche questo prima o poi. Magari lo faccio quando finisco il mare dei pirati. Ok, una delle mie piante preferite, anche se non è troppo forte. Adoro il profumo dei cannoni sparacoccoli prima mattina. Profumano di noci di cocco. Tocca il cannone per sparare, per fare fuoco. Guardate come funziona. Fantastico, ora fai saltare in aria più zombie possibili. Obiettivo 5000. Penso sia 5000 punti, non 5000 zombie. Ok. Ha cambiato fila. No, cambiano pure fila. Ah, sì, vero che okay, ricordo era questo livello ed è difficile. Ok, lo devo colpire ora. Perfetto. No, non ne ho neanche uno. Dai, svegliatevi. Ok, sono già 800 punti. Ok. Non si sbrigano a svegliarsi. Ok, così. Pam. 3. Evviva. 3 in un colpo. Ottimo. 1. Se ne prendo 3 in un colpo faccio molti più punti. Così. 4. Evviva. Ok. Vediamo quando è, dovete essere precisi quando è il momento giusto. Ovvero ora. 5! Yeah, sono a 3900 e siamo già a metà, quindi mi devo anche sbrigare. Così. 4, perfetto. Mancano 300 punti, quindi dovrei avercela fatta. Spero. Ok, appena arrivano di fronte a quello della seconda fila. Così. 5, ok. Ho superato abbondantemente il punto d'arrivo. Dai, così. 3 per alla grande. Evviva. Yeah. Vediamo ora. Vabbè, ho fatto un po' meno. Vabbè, non è difficile questo livello. Il giorno 3 del mare dei pirati, come potete vedere. Dovete solo cercare di fare delle combo. Ok, possiamo anche velocizzare perché siamo arrivati già a 8000. Voglio vedere se riesco ad arrivare a 10.000, anche se mi sembra molto difficile. 7! E invece sì, ce l'ho fatta con un solo colpo, che bello. Sono arrivato al doppio, più del doppio
del punto del traguardo per superare il livello, che era 5.000. Vabbè, l'avete visto 3 secondi fa. 14.000, vediamo ormai quanto riesco a fare, ma dovrei essere quasi alla fine. Ah, li devo uccidere tutti per finire il livello? Vediamo, vediamo. Uffa, ne ho preso solo uno. Se si devono uccidere tutti, si supera per forza il livello? Non lo so. Forse se si prendono tutti singolarmente non si arriva a 5.000. Provo a prendere quello solitario. No, non l'ho preso. Ok, di sicuro ho finito. Con l'urlo finale del gabbiano, vediamo. 15.700. Più di 10.000 rispetto a C al... Vabbè, sì, avete capito. Un sacco di soldi, yeah! Sblocca la bocca di drago. Ok, questa è una delle mie piante preferite insieme a... Anche il cannone, però un po' meno. La bocca di drago è una delle piante preferite perché molto utile e forte. Spara fuoco in un'area di fronte. Spara fuoco in tre file di fronte a lui. Non so come spiegarvelo, ma lo vedremo tra pochissimo. Vediamo nel diario di viaggio. Ok, mancano 10 punti e saliamo al livello 20. Vai alla mappa perché ora devo fare il party della pignata. L'avevo letto all'inizio parte e lo devo fare. Mi tocca farlo. No, vabbè, sono divertenti i party della pignata. Anche se non sono bravissimo a farli perché un sacco di volte perdo, ma vabbè. Per il mare dei Sargassi ho sempre voluto compiere un'azione piratesca. E ho sempre voluto avere un ponte di poppa tutto per me. Sì, andiamo, non vorrei mai che gli venisse voglia di costruire un ponte di poppa proprio qui. Sempre Dave e Penny, si chiama Penny, sì, nei loro discorsi strani. Ok, sopravvivi senza piantare sulle colonie di muffe di Dave e impedisci agli zombie di calpestare i fiori. Tra l'altro, è stata svelata una nuova pianta da pochissimo della città perduta, appartenente al mondo della città perduta, che mi piace molto, quindi spero che si possa usare quella. Thank you.
Scusate se per questa partita e per il partito della pignata non ho potuto registrare la mia voce, ma per mia sfortuna enorme, mentre stavo registrando hanno sparato i fuochi d'artificio per qualche festa cittadina. Quindi purtroppo mi sono anche deconcentrato e ho perso il partito della pignata e qua non ho potuto registrare la mia voce. Comunque di sicuro avrò velocizzato poi nel montaggio questa partita. Ma vabbè, vi ho fatto vedere come funziona la bocca di drago, che è molto forte. E ora vediamo cosa abbiamo sbloccato. Ho deciso di fare anche il quarto livello perché erano durati poco quelli prima, e quindi sì, ci stava. Finalmente uno di quei pirati ha lasciato un po' di bottino. Sto rilevando al suo interno qualcosa di molto più stimolante di un tesoro. Vediamo cos'è. Spoglie del defunto. Sopravvivi di livello in livello agli attacchi degli zombie, sempre di difficoltà maggiore. Di difficoltà sempre maggiore. Metti alla prova le tue abilità nella zona infinita. Lo faremo anche questo prima o poi. Ma farò le zone infinite dopo il terzo, no, dopo il quarto mondo, perché poi vi spiegherò il perché. Dopo il quarto mondo, che poi li chiamo mondo, ma sono ere. Dopo la quarta era vi spiegherò perché. Comunque, siamo arrivati alla fine di questa parte. Le spoglie del defunto sono ora disponibili. Sì, l'avevo capito. Siamo arrivati alla fine di questa parte. Nella prossima, in cui abbiamo sbloccato, oltre alla ninfea guerriera che ho comprato per i fatti miei, ho sbloccato anche la chiccopulta e la bocca di drago. Perfetto. Voglio vedere quanti livelli sono in tutto, ma dovrebbero essere 25. Anche qui. 21, 22, 23. 24 e 25, sì, infatti. Va bene, ci vediamo allora nella prossima parte, in cui appunto andremo avanti e cercheremo di fare un party della pignata come si deve. Perché di solito quando faccio i party della pignata mi succede qualcosa alla registrazione. Comunque, niente. Spero che vi piaccia.